Gli oligarchi russi e ucraini sono preoccupati per gli effetti della guerra economica e delle sanzioni legate alla crisi Kiev-Mosca e per questo si rifugiano nel mattone, comprando all'estero e soprattutto a Londra. Secondo la società di consulenza Gill, il capitale russo in fuga potrebbe addirittura quadruplicare nel giro di un anno. Nella capitale britannica nel 2013, pensate, si stima che i ricchi russi abbiano investito circa 180 milioni di sterline in immobili. E i cinesi vanno invece alla conquista di Manhattan. Per la prima volta, infatti, si affermano come i maggiori acquirenti immobiliari della città, spodestando i russi, la cui attività si è ridotta appunto con la crisi in Ucraina e le sanzioni imposte dagli Stati Uniti a Mosca. A caccia di paradisi sicuri, i ricchi cinesi investono nell'immobiliare a New York ed anche nelle altre grandi città, non solo americane, cercando allo stesso tempo di creare una base affinché i loro figli possano studiare in Occidente. È il Verizon Building di New York l'edificio più brutto al mondo, questo almeno è quanto ha decretato l'annuale classifica del Daily Telegraph. Il grattacielo newyorkese è stato costruito negli anni 20 seguendo i dettami dell'Art Deco e prevale su costruzioni anche recenti come il Barclays Center a Brooklyn e la Cattedrale di Cristo Re a Liverpool. Lontano naturalmente dal voler essere un'analisi oggettiva, la provocazione del Telegraph noi pensiamo vada letta più come una riflessione su come il gusto dell'architettura muti anche molto rapidamente nel corso degli anni.